Un saluto a tutti i lettori di HD Blog. Finalmente, con qualche settimana di ritardo rispetto alla commercializzazione americana e nel mercato UK, anche in Italia è possibile acquistare il Nexus 7. Unica soluzione, 16 GB soltanto Wi-Fi per il primo tablet Google che si annuncia forse uno dei migliori tablet del momento. Un tablet che si presenta con una confezione molto scarna, classica. Abbiamo una piccola rivisitazione rispetto alla confezione americana che ci permette di aprire il tablet in un attimo. Tablet all'interno della confezione, un'altra scatolina dove all'interno troviamo manuali, un cavetto micro USB, in quanto il tablet è micro USB, e il caricabatterie da parete. Nulla più, niente auricolari, niente accessori, semplicemente il tablet. Un tablet, dicevamo, che si annuncia come uno dei migliori tablet per quanto riguarda rapporto qualità-prezzo. Effettivamente per 249 euro, quando andiamo a comprare il negozio noi siamo andati da 1 euro, accanto al Nexus 7 troviamo delle proposte come Mediacom, KiwiWii, prodotti quasi sconosciuti e dalle caratteristiche indubbiamente inferiori. Prezzi molto simili, intorno alle 150-200 euro. Quindi per 249 euro sicuramente il Nexus 7 è il tablet che ci permette di levarci lo sfizio di avere un tablet senza dover sborsare cifre particolarmente esose. È anche vero che comunque i tablet dell'anno scorso, quindi Tegra 2 e alcuni tablet usciti quest'anno, riescono ad essere proposti a cifre abbastanza simili, seppur con un processore dual core. Tablet Nexus 7 che si presenta decisamente molto bene, in quanto è assemblato decisamente bene, non abbiamo trovato nessun difetto hardware per quanto riguarda lo schermo. Abbiamo letto sia nei commenti sia in rete che ci sono alcuni modelli che hanno questa parte diciamo non ben incollata, ma noi non abbiamo avuto questa sensazione, ci sembra più o meno tutto assemblato in maniera ottima. La qualità costruttiva e dei materiali è decisamente buona, sicuramente soprattutto se consideriamo il prezzo del tablet non possiamo chiedere fondamentalmente di meglio per quanto riguarda i materiali. A livello di scocca abbiamo questi connettori laterali per eventuali accessori esterni, una fotocamera anteriore da 1.3 megapixel, accensione e spegnimento, bilanciere del volume, micro USB, jack da 3,5 mm per le cuffie, pulito il posteriore, non abbiamo la fotocamera posteriore, scritta Nexus, grande griglia sotto il logo Asus per quanto riguarda la cassa posteriore. Ovviamente Jelly Bean 4.1.1, esperienza Jelly Bean su tablet, aggiornamento 4.1.1 che arriva praticamente nel momento in cui accendiamo il device che viene nella confezione con Android 4.1, e un'interfaccia utente che è un ibrido tra l'esperienza tablet e l'esperienza smartphone. Questo lo abbiamo visto attraverso un focus all'interno del blog alcune settimane fa, prima dell'IFA, in cui abbiamo spiegato come fondamentalmente Jelly Bean abbia inserito una nuova interfaccia che non è quella smartphone, non è quella tablet, ma è un ibrido che unisce un po' l'esperienza tablet a quella che è l'esperienza invece smartphone one hand, quindi si utilizza con una mano, sempre in verticale, non gira mai in orizzontale, e tutte le opzioni, le applicazioni principali vengono visualizzate in verticale, con però per esempio, come abbiamo visto adesso, la diciamo l'interfaccia dell'agenda simile al tablet. Questa è una scelta che da un lato premia l'utilizzo appunto con una mano sola, l'utilizzo in mobilità, è molto comodo perché essendo un 7 pollici lo si porta veramente bene ovunque ed è anche leggero, ma dall'altro ha qualche piccola difficoltà nella gestione delle applicazioni. Diciamo che tutte le applicazioni che abbiamo usato non hanno nessun problema e tutto si muove veramente molto velocemente, non abbiamo avuto problemi di sorta nella gestione di tutte le funzionalità, di tutti i programmi e di tutti i vari social network, YouTube, Gmail, Facebook e quant'altro. Tutto si apre veramente in maniera, come vedete, velocissima, senza nessun tipo di problema, e la reattività del tablet è veramente ottima. Merito ovviamente del quad core Tegra 3, del gigabyte di RAM e di display ovviamente HD 1280x800 pixel. Però per esempio, se andiamo a prendere questo programma e lo andiamo a confrontare con lo stesso programma
che abbiamo sul Galaxy Tab 7.7, possiamo vedere come il Nexus 7, in questo caso il programma sul Nexus 7, si apra in versione smartphone. Questa versione qua, infatti, a tab che vediamo verticale quassù, è la stessa versione che avremo su un qualsiasi smartphone. Viceversa, quella che si apre sul Nexus, sul Galaxy Tab 7.7, è effettivamente la versione dedicata al mondo dei tablet. Questo perché l'interfaccia ibrida di Nexus 7 ancora non è perfettamente digerita dai vari software, quindi dai vari software house, dai vari sviluppatori che ancora non hanno settato le proprie applicazioni per essere gestite in maniera tablet sul Nexus 7. Altra differenza, la vediamo adesso, sono i colori, i display. Noi abbiamo qui un Galaxy Tab 7.7, come vediamo le dimensioni in altezza sono praticamente identiche, in larghezza il Nexus 7 guadagna circa un centimetro, che sono quasi 0,7 pollici in meno, ma il display, sebbene tutti e due siano HD, sul Galaxy Tab 7.7 abbiamo il primo ed unico display HD Super AMOLED Plus commercializzato da Samsung. La differenza dei colori è palese. Qui sono molto più forti, più sparati, li abbiamo visti soprattutto nella gestione dei neri, abbiamo proprio colori completamente diversi per quanto riguarda la gestione delle varie opzioni. Nulla toglie al fatto che il Nexus 7 sia comunque un ottimo display, considerando appunto il prezzo che lo abbiamo pagato, appunto 249 euro. Per quanto riguarda invece lo spessore, abbiamo uno spessore decisamente inferiore per il Galaxy Tab 7.7, che è non proprio la metà, ma insomma è veramente molto più sottile. Il Galaxy Tab 7.7 ruota la schermata in quanto abbiamo proprio l'interfaccia tablet classica, mentre sul Nexus 7 troviamo l'interfaccia ibrida che abbiamo descritto poc'anzi. Dimensioni anche diverse rispetto a uno smartphone, sebbene sia 7 pollici, una dimensione che per molti può sembrare non troppo giusta, perché è troppo più piccola di un 10 pollici, è troppo simile a uno smartphone. Effettivamente rispetto a un 4.5 pollici le differenze dimensionali sono notevoli, la superficie del display è decisamente molto più ampia e abbiamo molta più interazione con tutte le parti del sistema. Detto questo, in generale Nexus 7 ci ha piacevolmente colpito per la velocità con cui si riesce a gestire tutto il reparto software. Abbiamo veramente tantissime applicazioni che possono essere scaricate chiaramente dal market, dal Play Store. Sono poche quelle preinstallate, essendo un'esperienza pura di Android non ci saranno particolari applicazioni installate e precaricate, ma saranno soltanto quelle Google ufficiali, ma tutto si muove senza problemi, con un'ottima velocità. Non abbiamo riscontrato difetti nella gestione anche del microfono. Scusate. Possiamo accedere a Google Now semplicemente con uno swipe, vai su HD Blog, possiamo tranquillamente gestire i nostri contenuti attraverso l'interfaccia appunto di Google Now con estrema semplicità, anche in Italia. Ovviamente le funzioni italiane sono leggermente diverse. Qui abbiamo impostato come browser predefinito Mozilla Firefox Beta, e dobbiamo dire che funzionano bene tutti i browser che abbiamo provato sul Nexus 7. Come vediamo, la gestione del pinch to zoom è ottima, la gestione dello scroll, comunque la rotazione della pagina non ha grossi problemi, e quindi da questo punto di vista la navigazione web è ottima. Navigazione web che noi preferiamo con Mozilla, sebbene comunque sia anche con Chrome si riesca a avere un'ottima piacevolezza di utilizzo. In linea di massima noi Chrome, che è il browser predefinito quando andiamo ad accendere questo tablet, Chrome per noi non è il browser, come vedete, che preferiamo, in quanto non abbiamo una fluidità perfetta di tutta la UI, ma comunque, come vedete, si riesce a gestire tutte le parti e tutto il sistema senza particolari problemi. Nexus 7 è un ibrido tra l'utilizzo smartphone e l'utilizzo tablet.
Per quanto riguarda la superficie di interazione, come abbiamo detto, 7 pollici sono tanti e sono una dimensione perfetta per l'utilizzo con una sola mano. Nexus 7 ha comunque una serie di rinunce, tra cui appunto la fotocamera, che può essere diciamo aggirata installando Nexus 7 Camera, che ci permette di fare foto con la fotocamera anteriore, foto che non sono proprio il massimo e che andiamo a vedere qua, ovviamente è solo per così fare degli scatti al volo, ma non può essere considerato un utilizzo fotocamera. È un tablet che sicuramente per quello che costa va a togliere lo sfizio e la voglia di tablet da chi appunto ha voglia di provare un tablet. Il processore Tegra 3 ci permette di gestire tutti i contenuti in maniera ottimale, soprattutto perché abbiamo la piena compatibilità con i titoli Tegra 3, cosa non da sottovalutare, soprattutto in ottica ludica. E da un punto di vista proprio multimediale e ludico, Nexus 7 probabilmente è la scelta migliore ed è l'utilizzo migliore, quello proprio di usare il tablet come un piccolo concentrato multimediale per video, film, lettura di libri e giochi. Soprattutto in vacanza risulta essere un ottimo strumento per appunto il divertimento. Essendo portatile, probabilmente per i ragazzi, i giovani, potrebbe essere la scelta vincente per avere un tablet economico tutti i giorni da portare a scuola, all'università, a prendere appunti o comunque avere una gestione un pochino più cool della nostra vita quotidiana, cosa fattibile comunque in maniera assolutamente quasi identica con uno smartphone di ultima generazione. Purtroppo non abbiamo la connettività 3G, la connettività 3G forse arriverà con un modello dedicato. Quello che comunque è presente all'interno dello smartphone è del tablet, scusate ancora, è un ottimo GPS che purtroppo non è GLONASS, non ha quindi la possibilità di agganciare sia i satelliti normali che quelli GLONASS, ma ha un GPS che comunque funziona bene, aggancia velocemente, come stiamo vedendo adesso, i satelliti e li vede quasi sempre tutti. In questo caso ne dovremo vedere 10, ecco qua, e ne ha agganciati 10 su 10 contro i 16 su 16 che aggancerebbe nella stessa condizione un GPS con localizzazione GLONASS. Questo comunque ci permette di gestire per esempio Google Maps senza nessun tipo di problema. Abbiamo la possibilità ovviamente di navigare verso quello che vogliamo con il navigatore vocale di Google. Possiamo infatti gestire tranquillamente tutti i nostri punti di interesse, diciamo i nostri indirizzi senza problemi. Via Antonio Ballero. Qui abbiamo un percorso di 669 km, non abbiamo la più pallida idea di dove abbiamo chiesto di andare al nostro GPS, gli abbiamo chiesto di andare più o meno a Bologna, no, a Firenze, ecco qua. Dunque, tablet che ci è piaciuto, ma che ancora non abbiamo esattamente identificato all'interno del mercato. È un tablet che fa praticamente le stesse cose che farebbe uno smartphone, che fa effettivamente uno smartphone, le fa in grande perché abbiamo uno schermo molto più grande, ma le fa più o meno nello stesso modo. Non ci sono grosse differenze nella gestione appunto di tutto quello che vogliamo e delle varie funzionalità, programmi che sono presenti per esempio sul Galaxy Nexus o sul Galaxy S3 per esempio ancora. Sicuramente l'esperienza per 249 euro è la migliore che si possa avere oggi a parità di prezzo, quindi in questa fascia di prezzo. È sicuramente il tablet di riferimento per il sistema di Google in questo momento e soltanto un tablet da 10 pollici possono essere paragonati, come per esempio il Galaxy Note 10.1, all'esperienza veloce e rapida di questo Nexus 7. Ovviamente è un compromesso, se cercate un tablet questo può essere effettivamente il prodotto giusto per levarsi lo sfizio di avere un tablet, va usato come fosse un grande smartphone da portarsi magari al lavoro, all'università,
a scuola per soprattutto il lato multimediale e magari la lettura di libri in metropolitana al posto di un ebook reader. Abbiamo visto la presentazione adesso di Kindle Fire, presentazione è venuta il 6, fondamentalmente prodotti che arriveranno anche in Italia, sicuramente interessanti, ma prodotti che vanno un po' a snaturare quella che è la natura di Google, che invece in questo caso rimane proprio inalterata con il sistema Jelly Bean ufficiale. Dunque Nexus 7 non dovrebbe temere troppo la concorrenza di Kindle Fire, soprattutto in Italia. Probabilmente Kindle con Amazon in prima linea potrà avere una campagna pubblicitaria più importante rispetto a quella che sta facendo adesso Google con il Nexus 7 nel nostro paese, però sicuramente noi consigliamo più questo tipo di prodotto, che è polivalente e praticamente supportato in maniera molto molto interessante dalla community, rispetto a un Kindle Fire che effettivamente può avere un suo perché soltanto legato al mondo di Amazon. Se dovete utilizzare il Kindle Fire con ROM alternative, tanto vale comprare un Nexus 7 e avere gli aggiornamenti ufficiali. Vedremo se uscirà la versione 3G. Noi ci speriamo, in quanto comunque avrebbe un senso ancora maggiore un prodotto da 7 pollici 3G tutto integrato, magari anche con le chiamate, perché no, in mano si tiene veramente molto bene ed è veramente tascabile. Vedremo come risponderà il mercato, soprattutto con le italiane. Un saluto a tutti i lettori di HD Blog, prossimi appuntamenti con Nexus 7 sul canale YouTube.